Proitera, titolare del negozio Prima Donna di Mercato San Severino. Dobbiamo chiedere a Danilo Proitera com'è per lui questa notte in festa, anche perché è un negozio che è aperto da poco a San Severino. Abbiamo aperto a novembre 2013, siamo già presenti a Mercato San Severino con altre due insegne, Yamamai e Carpisa. Sono iniziative interessanti che caratterizzano la città, la rendono città a tutti gli effetti, e gradiremmo sempre a Mercato San Severino un'isola pedonale anche permanente, sarebbe una cosa buona e giusta e gradita sicuramente da tutti i commercianti. Lei cosa pensa si debba attuare per rilanciare il commercio a San Severino? Qualità. Qualità intesa professionalità, qualità e negozi belli come noi tentiamo di fare, e speriamo che tutti quanti si adeguino un poco a questo stile. Noi stiamo riscontrando oramai quasi da 10 anni sicuramente degli ottimi risultati che ci vedono. Una dolce ragazza della Calabria che studia a Fisciano, per chiederle, siccome è la prima volta che viene alla notte in festa a San Severino, cosa ne pensa? Beh, sicuramente una bella esperienza che comunque consiglio, perché si ha la possibilità di vedere vari spettacoli, vedere la gente comunque in allegria, ed è un'occasione per stare insieme spensieratamente, magari dimenticandosi di vari problemi che al momento ci riguardano. Grazie, lei è d'accordo con iniziative come queste da parte dei comuni anche dove abita nella sua zona? Assolutamente sì, le proporrei mille volte, perché credo che aiutino in qualche modo alle persone ad alleggerire la propria giornata e a stare un po' spensierati. Siamo con l'assessore al commercio Carlo Iannone. Secondo lei, assessore, perché riproporre notte in festa anche in questi tempi di crisi? Proprio per questo motivo, proprio in tempi di crisi l'ente locale deve essere a supporto, sostegno e aiuto agli operatori economici. Ormai la notte in festa, che è arrivata alla 9ª edizione, è diventato un tormentone per il Mercato San Severino. È un evento che attira gente e che dà la possibilità agli operatori economici di dare un calcio alla crisi. Proprio a proposito degli operatori economici, che cos'è il tanto decantato centro commerciale naturale? È riuscito o riuscirà a decollare a San Severino? Nonostante le tante difficoltà, sicuramente riusciremo a traguardare quest'altro importante risultato. Centro commerciale naturale è nient'altro che appunto un'aggregazione tra operatori economici che dà la possibilità allo stesso consorzio o eventualmente associazione di imprese di utilizzare, essendo riconosciuto appunto quale centro commerciale naturale, utilizzare dei fondi e risorse regionali per le attività che svolgono. Per quanto riguarda il giudizio che lei ritiene sia giunto dai negozianti, cosa ne pensa? Sicuramente il giudizio dei negozianti è fondamentale, rimetto sicuramente a loro il giudizio, che è quello critico di sempre e che ci dà la possibilità di sviluppare progetti sempre più innovativi, all'avanguardia e a supporto e sostegno della rete commerciale del nostro territorio. Un'altra domanda, come giudica, che bilancio ha avuto per quanto riguarda il suo primo anno, il suo primo quinquennio da assessore a commercio? Ma 5 anni sono stati duri e lunghi, principalmente per le difficoltà che l'ente locale, ma non solo, ha avuto. Ricordiamo che gli ultimi 3 anni sono stati gli anni caratterizzati da una crisi epocale che ha messo in ginocchio e in difficoltà un po' tutti i settori. Nonostante questo, il nostro supporto e aiuto è stato sempre di intesa e collaborazione con gli operatori economici, ma anche con le imprese del territorio, cercando in ogni momento di utilizzare opportunità che man mano sono venute fuori. Ricordo il microcredito, dalle varie misure che sono emerse e sono venute fuori dai ministeri dello sviluppo economico, dalla regione stessa e dalla Comunità Economica Europea. Questi bandi, queste opportunità sono servite essenzialmente per appunto cogliere momenti importanti, per dare loro la possibilità di combattere la crisi. Un altro esercente di Mercato San Severino, cosa la induce a fare esperienze come queste nella notte in festa? Comunque sono delle belle esperienze e sono cose che bisogna organizzarle più spesso, e sta avendo un successo anche se sono neanche le 20, perciò è grazie anche al tempo che è ben organizzato. E noi, un gruppo di commercianti, abbiamo preparato un programma per tutto l'anno. Chiederemo all'amministrazione comunale, all'assessore, al sindaco, che ogni sabato di ogni mese, o il primo o l'ultimo sabato, viene organizzata una cosa del genere, e presenteremo questa documentazione già
per tutto l'anno, fino a Natale, ogni... Qualsiasi schieramento debba vincere le elezioni? No, no, non parliamo di elezioni, noi siamo commercianti, vogliamo il bene di San Severino, vogliamo lo sviluppo di San Severino, a noi chi sia sia, l'attuale, il futuro, che ben venga, che abbia il stimolo di aiutare i commercianti, di sviluppare tutto il commercio a San Severino. E chiediamo anche di effettuare l'installa pedonale tutti i sabati della, della... Siamo con Basilio Ciancone, presidente della squadra Rebels, sono dei rugbisti. Perché e cosa c'entra il rugby a San Severino? Allora, noi siamo qui a San Severino per reclutare ragazzi che hanno intenzione di praticare questo sport. Diciamo, noi abbiamo cominciato a settembre di quest'anno e ci alleniamo sul campo sportivo di Rocca Piemonte dalle 8:30 alle 10, il martedì e il giovedì. Grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha permesso di utilizzare la struttura e al presidente della Polisportiva Lorchese che ci ha appoggiato anche egli per utilizzare la struttura, abbiamo cominciato questa nuova avventura. E grazie a queste manifestazioni, che per noi sono molto importanti, proprio per farci conoscere sul territorio. A Rocca ci sono delle iniziative come questa? A Rocca probabilmente saranno fatte nell'arco di quest'anno, perché faccio anche parte della consulta delle varie opportunità che ha intenzione di organizzare varie attività sul territorio. Quindi lo sport come veicolo per lasciare i giovani fuori dalla strada? Sicuramente, questo è uno sport comunque di contatto che permette ai giovani di divertirsi e di imparare soprattutto la disciplina e le regole. Di boutique, di wedding planner e di eventi matrimoniali, ma non solo. Come si inserisce, come si innesta il vostro negozio nell'ambito della notte in festa? Dunque, noi abbiamo fatto questa manifestazione proprio per far capire alle persone cosa noi possiamo offrire, i servizi che noi offriamo. In effetti è molto limitativo dire che siamo un negozio di bomboniere, perché noi in effetti organizziamo l'evento a 360 gradi. Siamo io e Giovanna Gallo, la mia socia, e la nostra attività è proprio questa, di rendere un evento sempre speciale e diverso dagli altri. Come si seleziona il pubblico nella vostra attività? Quali sono i clienti più affezionati? Diciamo che è molto vasto, poiché noi facciamo eventi vari, quindi abbiamo dal 18° compleanno agli sposi e altri eventi, quindi abbiamo la mamma che organizza la festa anche per il battesimo, come può essere gli sposi che vengono per chiedere la nostra collaborazione durante questo evento così importante per loro. Il vostro slogan preferito è dare il massimo con un piccolo budget, perché è vero? Certo, perché noi riusciamo anche con un minimo budget ad offrire sempre qualcosa di diverso, poiché i nostri servizi sono mirati e inoltre sono personalizzati, soprattutto per il fatto che siamo noi a produrli e a prepararli, quindi cerchiamo anche di abbattere. Marianna! Thank you.